WeCarrot vi porta alla scoperta di PLAST, il salone internazionale triennale per l'industria delle materie plastiche e della gomma. La fiera è una delle più grandi e importanti nel settore a livello mondiale e la prima in Europa. Con oltre 1500 espositori iscritti e oltre 57 paesi, ha rappresentato bene il settore dei costruttori di macchine e stampi. PLAST, soprattutto per la sua internazionalità, si è ulteriormente confermata come un'importante vetrina. Harburg è un'azienda multinazionale di proprietà di una famiglia privata tedesca che si chiama Hell, che esiste dal 1923 e ha iniziato a fare presse per stampaggio nella metà degli anni 50. In Italia è presente da subito, rappresentata dall'inizio dall'azienda della mia famiglia, che è appunto Sverital, e poi dal 93 con una filiale diretta di proprietà della casa madre tedesca. Io sono amministratore delegato dal 1993 appunto, e abbiamo in Italia circa 7500 presse con un giro d'affari intorno ai 30 milioni. Abbiamo 5 presse a iniezione, di cui vicino vediamo una 290 tonnellate per stampaggio tappi che sta producendo con uno stampo a 72 impronte. Abbiamo una bimateriale, una macchina per silicone liquido, e abbiamo come sesta macchina una cosa completamente diversa, che è la prima macchina di prototipazione che Harburg ha sviluppato negli ultimissimi anni e che sta introducendo con questa manifestazione sul mercato italiano. È una macchina che si chiama Freeformer e crea prototipi e mini produzioni depositando materie plastiche diverse sotto forma di gocce. L'anno è stata discreta, direi in linea con un buon 2014. La fiera sembra che stia confermando questo trend, e se non succede qualcosa di terribile dovremmo essere in ulteriore crescita e quindi parecchio soddisfatti.